Eccoci qua, ben ritrovati, una nuova puntata di Una finestra sul mondo e oggi parliamo di scuole, sì, perché le scuole sono ormai ricominciate da 2 settimane, ma purtroppo la situazione è un po' complicata in tutta Italia, perché molti alunni infatti hanno contratto il virus e dunque ci sono parecchie classi in didattica a distanza. E si è aperto un po', no, un dibattito per capire se sia opportuno o meno continuare a tenere aperte le scuole in questo periodo. Sicuramente ha fatto molto parlare il provvedimento preso dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Lui infatti aveva deciso di chiudere gli edifici scolastici per almeno 2 settimane, però poi il governo ha fatto ricorso e il TAR gli ha dato ragione. Infatti le scuole sono state riaperte dopo pochi giorni. Ormai dunque è così, è da 2 anni che sentiamo parlare di DAD e possiamo affermare che si sia trattata sicuramente di una vera e propria rivoluzione in ambito scolastico. Vediamo insieme però quali sono i vantaggi della DAD. Beh, sicuramente non bisogna spostarsi, no, per andare a scuola e si risparmia tempo e denaro per i mezzi pubblici, per esempio per il carburante. Però, come tutte le cose, c'è il rovescio della medaglia e ci sono tutta una serie di svantaggi. Ad esempio, manca completamente l'interazione sociale, si ha una grossa difficoltà nella concentrazione e poi possono esserci problematiche legate alla tecnologia, per esempio la mancanza di connessione. E si è costretti a trascorrere davvero troppo tempo davanti al computer. Poi non è possibile anche svolgere alcune attività, come per esempio la ginnastica. E spesso sì, è una materia parecchio sottovalutata, no? Ma invece è fondamentale. Perché? Per la crescita ovviamente dei bambini, dei ragazzi. E si apprendono infatti degli esercizi fisici molto utili e poi si impara a fare squadra giocando tutti insieme. A pagarne le spese di tutto ciò non sono solamente gli studenti, ma anche gli insegnanti. Non è facile, infatti, l'organizzazione, no, all'interno delle classi. Questi insegnanti devono tenere lezioni non solo in presenza, ma anche a distanza, no? Se ci sono degli alunni in quarantena. E poi devono essere costantemente in contatto con i genitori, per tenere sotto controllo, ovviamente, la situazione. In tutto questo prendono poi, pensate, uno stipendio tra i più bassi in Europa e in più devono fare una lunga gavetta, no, prima di diventare insegnanti di ruolo. Quindi insomma anche per loro la vita non è semplice. Bene, ma prima di dare la linea al nostro inviato, come sempre, vorrei fare una domanda. Allora, quali sono le materie che a scuola davvero vi piacevano di più? E invece, quali erano quelle che più proprio odiavate, non potevate sopportare? Pensateci, nel frattempo vediamo cosa ci hanno risposto al mercato. Diamo la linea al nostro inviato, ovviamente. Secondo lei è giusto tenere le scuole aperte in un periodo così difficile oppure no? No, è perché c'è troppo Covid, troppo troppo. Guardi, io non ho dei bambini, non ho dei nipoti, quindi è una cosa che non mi interessa, non saprei dirle. Piuttosto dei contagi è meglio chiuderle. Secondo me è giusto, però un'opinione, una mia opinione. Poi sono i medici che devono decidere queste cose. Secondo me è meglio lasciarle aperte. Perché i bambini hanno bisogno di socializzare, non possono continuare a stare a casa. Non so, c'è chi è pro, c'è chi è contro, l'importante è che sia garantita la salute per tutti, poi questo in questo momento è veramente difficile. Quali sono i pro e i contro della didattica a distanza? Ripeto, non sono una diretta interessata, per me sarebbe meglio la didattica a distanza. Però ci sono tante opinioni contrastanti, quindi non saprei dirle. Non funziona neanche quella in presenza, figuriamoci quella a distanza. Per quella che è l'esperienza mia, non ha funzionato. Perché io sono mio nipote, è solo più un gioco, la didattica a distanza. Già riescono a imparare poco seguiti, figuriamoci non seguiti.
per i bimbi piccoli la mancanza della, chiamiamola, vicinanza e della comunicazione giornaliera è importante, per quelli medio-grandi forse un po' meno, perché incominciano ad essere un pochino più indipendenti. Invece i bambini, parlo anche perché io ho due nipotini, il più piccolo va all'asilo e quando gli manca l'asilo magari ne soffre, però tutto sommato è contento perché sta a casa con la mamma. Quello un po' più grande dice: ma sì, dai, sto anche a casa, però mi fa piacere appena possibile rincontrare i bambini. Ma io non saprei, però penso che per adesso andrebbe bene quello lì, a distanza. L'italiano e la storia, secondo alcuni studi, sono le materie preferite degli studenti italiani. Lei, a lei quali materie piacevano? Matematica. Matematica. Diciamo che anche italiano non mi dispiaceva. Ricordo con nostalgia, perché io sono del 42. Beh, quello che mi piaceva di più ancora adesso era la geografia. La storia dipendeva dai periodi. La storia romana sì, mi affascinava. Quella del Medioevo un po' di meno. Matematica e geografia. Matematica, scienze. Più sullo scientifico. Sì. La ginnastica è una materia molto importante per la crescita dei bambini e dei ragazzi, ma spesso viene sottovalutata. Come mai, secondo lei? Allora, bisognerebbe fare il confronto con gli altri paesi. Specialmente, non parliamo degli Stati Uniti, che soprattutto nelle medie superiori, l'attività sportiva è fondamentale, che deve viaggiare di pari passo con la formazione culturale. Non saprei, però è una cosa buona quella lì, una cosa utile. Non so, perché è molto importante, perciò non dovrebbe essere sottovalutata. Poi adesso, una volta si faceva molto di più ginnastica anche senza fare ginnastica, perché i bambini uscivano, correvano, andavano a giocare a pallone, adesso stanno più a casa col telefonino. Perché anche le istituzioni fuori non ci tengono. Una volta c'era l'oratorio, una volta c'era centri di ritrovo per poter fare o giocare a calcio o a tennis, adesso non c'è più niente. Adesso non c'è più niente, per cui non essendoci niente fuori, a scuola diventa una cosa da snobbare, solo per quello. Gli stipendi dei professori e degli insegnanti sono molto più bassi rispetto alla media europea. Perché questo accade? Il perché non lo saprei. Certo che se l'Unione Europea è un'unione, dovrebbe essere uguale per tutti lo stipendio. Ma non è un'unione, perciò è un'unione solo di fatto. Non ho idea. Diciamo che gli stipendi in genere degli operai sono bassi in Italia. Poi non lo so, senz'altro tutto si è adeguato meno che gli stipendi e le pensioni, solo quello. E questo ci porta a quello che siamo, un paese quasi da terzo mondo. Ma direi che c'è da fare una considerazione generale. In questi ultimi tempi chi pensa o chi è propenso ad andare a insegnare, ad andare a fare insegnamento, non è sufficientemente preparato. Prima considerazione. Secondo, non solo gli insegnanti sono sottopagati, perché si vede che le persone che valgono cercano di andare all'estero, dove vengono considerati in misura maggiore. Eccoci, allora, siamo tornati in studio. Beh, la maggior parte dei nostri intervistati, alla domanda se era opportuno tenere aperte le scuole, alcuni hanno risposto di sì, altri invece dicono che sia meglio la didattica a distanza in questo periodo in cui appunto ci sono davvero tanti contagi tra i bambini.
E poi per quanto riguarda la didattica a distanza, appunto, alcuni sono favorevoli, dicono che ha funzionato, altri invece sottolineano un po' quello che ci siamo detti nella prima parte, insomma, quindi mancanza di interazione sociale e tutto il resto. Per quanto riguarda le materie preferite, beh, devo notare che molti amavano a scuola la matematica, quindi le materie scientifiche di solito sono un pochino più odiate, non me ne vogliano gli insegnanti di matematica, però di solito no, si apprezzano più, però ognuno ha le proprie, piace di più una materia rispetto a un'altra. E per quanto riguarda invece la ginnastica, tutti ovviamente sottolineano l'importanza di aumentare anche le ore, no, a scuola, appunto, in cui si fa educazione fisica, e non abbandonarla, soprattutto sappiamo che questo è un periodo difficile, però dobbiamo tornare a fare la ginnastica proprio perché è importante per i bambini e per i ragazzi. E per quanto riguarda invece gli stipendi, beh, dicono che insomma non solo i professori, ma ci sono anche tante altre categorie, no, che purtroppo hanno degli stipendi inferiori rispetto a quello che succede nel resto d'Europa, quindi bisognerebbe cercare di migliorare. Bene, terminiamo questa puntata con una frase di Giovanni Leone. Giovanni Leone, pensate, è stato il sesto presidente della Repubblica, in questi giorni non si parla molto ovviamente di questo argomento, e il quale disse: non basta mandare i figli a scuola, bisogna accompagnarli sulla via degli studi, bisogna costruire giorno per giorno in essi la consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita. E con questa bellissima frase ci lasciamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!